credo che ci siamo convinti tanto tempo fa, perché abbiamo fatto un contratto di governo oltre 6 mesi fa su questo. E guardate che io credo, come sempre, che poi alla fine tutte quelle che sono le diversità di vedute all'interno del governo si superano, perché quando ci vediamo, ci mettiamo al tavolo, poi alla fine si va sempre avanti. Però oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage, ma sempre vintage rimane. Per quanto mi riguarda, in Campania dobbiamo investire in raccolta differenziata, perché si creano molti più posti di lavoro. Siamo intorno al 50% come differenziata, e facendo una norma nella legge di bilancio che dice che d'ora in poi, se produci meno immondizia come cittadino, paghi meno la Tari, vedrete che in pochi anni possiamo arrivare a percentuali nella media europea. Per fare un inceneritore, tra l'altro, non ci vuole un giorno, ci vogliono anni ed anni. In quegli anni facciamo la differenziata e guardiamo al futuro invece di guardare al passato. Il tema della terra dei fuochi lo conosciamo bene, combatti dei fenomeni, dei roghi, e la terra dei fuochi si trasforma e comincia la malavita a bruciare in un altro modo. Questa è purtroppo la stagione degli impianti che vengono bruciati. Ne abbiamo visti in maniera seriale diversi bruciare nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e quindi vanno presidiati quei siti e vanno controllati di più. Inoltre, con i carabinieri che si occupano di tematiche ambientali, potenzieremo l'attività di intelligence. E per quanto mi riguarda, come Ministro dello Sviluppo Economico, ci sarà un nuovo protocollo contro la contraffazione, perché se c'è la terra dei fuochi è perché ci sono scarti industriali di fabbriche che sono illegali. Non c'entra niente con la terra dei fuochi il rifiuto domestico, stiamo parlando di rifiuti industriali. Noi oggi coordiniamo un protocollo con la presenza di tutto il governo a Caserta, di tutti i ministri interessati alla tematica, con la presenza del Presidente del Consiglio. Questo è un primo atto per cominciare a spegnere i fuochi. Poi è chiaro che noi combattiamo contro la camorra e la camorra prova ad organizzarsi con altri strumenti, sempre per bruciare rifiuti, ma è per questo che al Ministero dell'Ambiente c'è Sergio Costa, il generale dei Carabinieri che ha scoperto la terra dei fuochi. Lo abbiamo nominato perché sappiamo che è una battaglia senza quartiere che dobbiamo portare avanti una volta per tutte. Ma le daremo una mano, insomma, non si tratta di una battaglia, noi siamo a disposizione di tutte le regioni che vogliono aiutare.